Ragazzi, ben ritrovati su EA FC24. Devo abituarmi a chiamarlo così e non più FIFA. Oggi andremo a scoprire, secondo EA FC, come finirà il campionato di Premier League stagione 2023-2024. Abbiamo visto quello della Serie A, adesso andremo a simulare quello della Premier. Andiamo a controllare un tecnico reale, Inghilterra, e anche qua, come fatto per la Serie A, io partirei da una squadra di metà classifica. Andrei forse con Wolverhampton. No, noi ci andiamo a prendere Vincent Kompany come allenatore, guardalo lì, che ignoranza. Con il Burnley, 30 milioni di budget. Qua già capiamo un pochino la differenza tra Inghilterra e Serie A. 30 milioni per il Burnley di budget, mentre l'Udinese ne aveva 16. Bene o male, il livello all'interno del campionato, bene o male, è quello. Allora, io direi di andare, così vediamo la squadra e tutto quanto. Cambiamo qua, mettiamo a campione. Mercato ovviamente disattivato. Teniamo tutte le competizioni, va bene. Andiamo avanti. E vi ricordo, per chi non avesse visto il video sulla Serie A, allora, cominceremo settimana prossima, cominceremo la nostra carriera su EA FC24. La cominceremo proprio in Inghilterra, e quindi questo ci potrà far capire bene o male dove, cioè come sarà strutturato il livello del campionato, se sarà super squilibrato con squadre che chiudono a 98 punti oppure no. E ho ritardato l'inizio di questa carriera, che doveva cominciare in questa settimana, invece comincerà dalla prossima, per il discorso del bug sui preparatori, perché c'è presente questo bug che speriamo venga fissato, venga sistemato in settimana, dove se tu prendi un preparatore, che è la nuova feature integrata in questo nuovo prodotto, lo devi tenere, perché se lo licenzi magari per cambiarlo, per prenderne un altro, ti crasha il salvataggio, ti crasha il gioco e devi ricominciare da capo. Quindi, per non mandare al cesso una carriera per questo motivo qua, visto che vorrei usarli, che l'hanno messi, allora ritarderemo, ecco. E cominceremo proprio dall'Inghilterra League One. Useremo imprevisti, useremo degli obblighi all'interno della stagione, un po' alla Falconero maniera, giusto per rendere un po' più peperita la nostra carriera, e poi con le live sul mercato, insomma, faremo un po' di roba. Comunque, andiamo a vedere la squadra del Burnley. Allora, Vigorù, portiere cileno, 65, poi Muric, 75, Franchi, 61, Trafford, che non è il figlio del proprietario dello stadio del Manchester United, 71, scusate, Dogson, 61, vabbè, 73 Taylor, O'Shea, anzi 72, lui sì, potrebbe essere parente, lui non è, no, non penso che sia parente di O'Shea, buonanima. 75 Beyer, McNally, 71, Ekdal, 73, Aldakil, 72, Ward, 57, Roberts, 75, 71 Vitinho, Egan Riley, 67, Cork, 73, 76 Callen, Zarori, 74, 66 Coleosho, nome normale, Brownhill, 75, Bastien, 70, Davis, 59, Gudmundsson, 73, questo penso che sia parente di quello del Genoa, cugino potrebbe essere, Twine, 71, Lewis, 59, Redmond, 77, 74, Manuel Kurlinov, 69, 62, Castello, Rodriguez, 73, 77 per Weghorst, 73 per Larsen, Foster, 69, Obafemi Martins, no, non è Marti, 69, Richardson, 61, Amudini, 74 e Mellon, 57. Quindi, detto ciò, allora andiamo a simulare il nostro bellissimo campionato di Premier fino a esattamente gennaio.
ecco qua, al 2, anzi sì, al 2. Al 2 di gennaio, e avremo ovviamente tutte le mille coppe nazionali inglesi, la Carabao, sì, sì, accetta, accetta. Accetta tutto. Dicevo, mi scusi. Dicevo, avremo tutte le mille coppe inglesi tra Carabao e FA Cup, insomma, sarà un macello più il campionato, e vedremo poi alla fine anche le coppe europee. Cominciamo subito col City a perdere, scontatissima come cosa. Pareggio con Luton, ok, usciamo subito dalla Carabao, benissimo. Sconfitta con la Aston Villa, partiamo benissimo. Vittoria però col Tottenham. La domanda è, riuscirà il City a dominare questo campionato? Vedremo. 2-2 col Nottingham Forest, partita con lo United, sconfitta, e già qua un po' mi puzza di non veritiera come cosa. Sconfitta col Newcastle. Col Chelsea che segna 3 gol, ma non succede mai nella vita. Cioè, forse potrebbe succedere una volta, ma comunque. Sconfitta col Bradford. Le stiamo perdendo tutte, proprio a raffica. Bournemouth 2-1. Crystal Palace 3-2, sconfitta. Qua siamo a rischio esonero, tipo, eh. Sconfitta con l'Arsenal. Ti prego, col West Ham. Sconfitta pure con... Ragazzi, sta uscendo un video bruttissimo. Bruttissimo. Sheffield, pareggio. Sconfitta con Wolves. Brighton, di De Zerbi, vittoria. Il calcio con la F. E sconfitta con l'Everton, 4-3, partitone. Partitone, 2-1 col Fulham. 4-1 con Liverpool. 4-3 con la Aston Villa. Qua ci cacciano. Ma tipo ci cacciano. Ma... subito, tipo, scontatissima come cosa. Bene, sì. Bene, tutti incacchiati, neri come le bestie. Allora, classifica a metà stagione. Premier. Bah. Allora, cominciamo. Arsenal 46 punti, prima. Aston Villa 41. Vabbè. City 40 e United 40, Fulham 36, 35 Tottenham, Liverpool 33, così come il Chelsea. Chelsea, bene o male, ce lo posso anche vedere ottavo. Liverpool no. West Ham 33, 32 Newcastle, 28. Poi noi siamo Brighton 22, no, sinceramente. Burnley ultimo, 9 punti, possiamo ancora salvarci. 26 gol fatti e la bellezza di 45 subiti. Una tragedia. Una tragedia clamorosa. Allora, andiamo a vedere invece come stanno andando la Champions. Con Napoli che arriva terzo, quindi a casa. Inter terza, a casa. Disastro. Milan primo, che continua, almeno lui. E basta. Basta, perché non è contemplato il discorso de... Beh, ma non c'era anche la Lazio una volta in Champions, scusate. No, no, e beh. Dunque, Milan, unica superstite italiana che dovrà vedersela con il Bayern. Mentre l'Europa League vede, per quanto riguarda le italiane, Roma prima nel girone, Lazio prima nel girone, e basta pure qua. Bene, Napoli contro il Friburgo per vedere chi rimane in Europa League. La Conference, Fiorentina prima nel girone, unica squadra italiana a partecipare. Bene, detto ciò, andiamo direttamente a fine stagione, a meno che non ci siano esoneri. Credo che sia scontato come cosa, ma andiamo. Ecco qua, perfetto. Manco il tempo di fare un passo, che già ci cacciano. Però devo rimanere. Dobbiamo rimanere in Premier. E andiamo allo Sheffield. Sennò va tutto praticamente in malora. Ma siamo in... ok, siamo ancora in Premier, benissimo. Siamo davanti al Burnley, bene.
Allora, ragazzi, quindi situazione praticamente è pari e patta a prima dell'esonero e via. Perché ho simulato fino al 4 di gennaio, ci hanno esonerato il 5, cambia assolutamente niente. Avventura che parte benissimo. Due sconfitte, una in coppa col Watford e una in campionato col West Ham. Chissà se riusciamo a non farci cacciare. Pareggio col Crystal Palace, sconfitta con l'Aston Villa, ma abbiamo visto che i Villans viaggiano. Pareggio con Luton, sconto salvezza col Brighton, pareggio, lo chiamano Mister X. Pareggio col Wolves, qua arriverà una batosta clamorosa. Pareggio con l'Arsenal, tanti punticini che non servono. Pareggio col Bournemouth, cioè ci siamo praticamente frizzati sull'X. Bello, mi piace, mi piace. Company come Mister X. Sconfitta col Fulham. La pausa ci ha fatto male. Pareggio con Liverpool. 4 gol del Chelsea, no. Perché? Sconfitta col Bradford. 4-3. Col Burnley. Pareggio. Sconfitta con lo United. E ci cacciano anche da qua, sicuro. Sconfitta col Newcastle. Sconfitta col Nottingham Forest, pesante. Sconfitta con l'Everton. Esonero, ragazzi, sta dando una merda. Una clamorosa. Il Luton, vai. Allora, siamo a fine stagione praticamente. Due esoneri in una stagione, roba mai vista. Non si era mai vista una roba del genere. Sconfitta col Fulham. Diciamo che Company non è proprio un mago del... Bene. Allora, finito sto benedettissimo campionato. Dunque, classifica. Allora, le tre squadre che abbiamo simulato, con le quali abbiamo fatto questa simulazione quest'anno, sono tutte e tre retrocesse. Bellissimo. Stupenda come cosa, ma chi avrà vinto il campionato in Premier League? Questa è la grande domanda che ci poniamo. Il Manchester City 86 punti, 81 l'Arsenal, 72 Tottenham, 71 lo United, Newcastle 70 e poi 68 il Liverpool. Dov'è il Chelsea? Decimo. Che ci potrebbe anche stare, volendo. Volendo. Poi l'FA Cup, chi l'ha vinta? Il Liverpool. In finale con lo United. La Carabao l'ha vinta l'Aston Villa. Clamoroso. In finale col Fulham. La Champions. Basta questo Siviglia maledetto. Basta. Che la vince in finale col Real Madrid. Milan perde col Siviglia. E basta. Poi Europa League. Va bene. Non dico niente. Ma quando? Ma quando? Quando vinciamo col City? FIFA e FC? Che cazzo stai dicendo? Comunque, ma magari fosse. Ma magari fosse. Comunque, Conference che la vince la Fiorentina in finale con la Z. Bene, comunque ragazzi, questo era una simulazione sulla Premier League secondo EA FC24, ci manca Liga Spagnola e Bundes e noi ci vediamo alla prossima. Bacioni, ciao.